Ricettina del cuore di Cristina. Fettunta con fagioli. Una fetta di pane casereccio o integrale, uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di fagioli cannellini lessati, salvia, pomodoro, peperoncino rosso, olio extravergine d'oliva, sale. Viene considerata dai cultori della cucina tradizionale una delle più antiche varianti della fettunta, la bruschetta d'origine toscana. Si dice che la zuppa lombarda, preparata con fagioli cannellini bolliti con aglio, salvia, peperoncino e pomodoro, conditi con olio e sale, fosse una tipica forma di pagamento dei braccianti agricoli lombardi che un tempo scendevano in Toscana per la raccolta delle olive e dell'uva. Un ramaiolo di fagioli veniva versato su una fetta di pane. Per quanto riguarda la bruschetta, è necessario ovviamente cuocere in anticipo i fagioli. Se si tratta di fagioli secchi, sarà opportuno lasciarli in ammollo nell'acqua almeno un'intera notte prima di cuocerli. Se invece si hanno a disposizione fagioli freschi, non è necessario avere questa accortezza e si può semplicemente cuocerli in abbondante acqua con alcune foglie di salvia, pomodoro e peperoncino. Abbrustolite poi il pane, sfregatelo con l'aglio e mettetelo su un piatto. Sopra il pane mettete quindi un ramaiolo di fagioli scolati e insaporite con un po' di sale e un pizzico di peperoncino rosso in polvere. Infine condite con un filino d'olio. Una simpatica e rustica variante può essere preparata semplicemente versando sul pane abbrustolito il brodo di cottura dei fagioli. O meglio, versando un po' di brodo di cottura in un piatto e mettendoci sopra la fetta di pane abbrustolita e sfregata con l'aglio. Anche oggi vi saluto e buon appetito!